Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così». Chi è mio prossimo? La parabola cosiddetta del buon samaritano, notissima, piena, ricca di spunti, di attualità, nasce da questa domanda che un dottore della legge, dunque un uomo esperto nella conoscenza della Bibbia, rivolge a Gesù. Per la verità è la seconda domanda, perché precedentemente gliene ha già posto un'altra, altrettanto interessante e importante, anche se a noi sembra un poco meno concreta e quindi più lontana. Maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E la prima domanda riguarda la vita, la vita vissuta nella sua pienezza, la vita che ci rende felici, la vita che ci fa realizzare tutto ciò che portiamo nel cuore, la vita così piena che non viene spezzata e rovinata neppure dalla morte, appunto una vita eterna. La domanda è piena di significato e di conseguenze anche per noi, che forse non la poniamo con gli stessi termini, ma avvertiamo nel cuore una sete di felicità, un bisogno di pienezza, di definitività, anche se non sempre riusciamo a metterlo a fuoco. Dunque una domanda interessante. Per la verità, il Vangelo di Luca ci fa sapere che questo dottore della legge, questo esperto nella Sacra Scrittura, l'ha posta a Gesù per metterla alla prova. Le sue intenzioni non erano sincere, autentiche. E Gesù sta però a questa prova, risponde interrogando a sua volta il suo interlocutore e rimandandolo alla Bibbia. Cosa c'è scritto nella Bibbia? La risposta è molto chiara ed evidente. La sintesi della Scrittura è nell'amore. L'amore per Dio, già leggiamo in pagine note dell'Antico Testamento in modo molto chiaro, l'amore per il Signore con tutto se stessi, la mente, lo spirito, l'anima, il corpo, e l'amore per il prossimo, appunto il prossimo. È quello che Gesù riprende in questo dialogo breve e intenso. Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Dunque, per vivere occorre fare, cioè agire. La vita con Dio e con i fratelli, la vita in pienezza, la vita eterna, la si riceve, la si gode nella misura in cui ci si inserisce concretamente nella storia quotidiana. La parola di Dio, ecco la logica della fede, non va solo ascoltata, va vissuta.
va vissuta come gioia della propria esistenza, come senso profondo che cambia i rapporti dentro e fuori di noi. E qui la seconda domanda. Il prossimo. E chi è il mio prossimo? Domanda insidiosa che sposta l'attenzione ancora una volta dal fare al parlare, dove il dottore della legge, il maestro della scrittura è più esperto, forse tante volte come noi, credenti portati più a discutere che ad agire. Ma se ci guardiamo attorno, quanta gente, quanti giovani sono invece attratti da un'azione concreta dove scoprono la bellezza della vita e forse anche la serietà di una fede più coerente e credibile? Chi è mio prossimo? Si possono distinguere le persone tra vicine e lontane, appunto tra prossimo e chi invece va tenuto a distanza? Distinzioni se ne facevano ai tempi del Vangelo, se ne sono fatte, ahimè, se ne fanno ancora. Anche sottili, anche con giustificazioni di natura morale o religiosa, oltre che dettate dal buon senso, almeno così pensiamo. Gesù non accetta nessuna di queste distinzioni. La parabola del Samaritano in realtà sconvolge, trasforma radicalmente, ribalta la posizione. Come dirà alla fine, non si tratta di sapere chi è prossimo mio e chi non lo è. Si tratta al contrario di pormi io nei confronti dell'altro come prossimo. Sarò io che mi dovrò fare prossimo, dovrò andare vicino all'altro, se il cuore è aperto, se fosse chiuso, ed ecco la parabola di quest'uomo di cui non viene presentata nessuna caratteristica, il volto, il nome, l'origine, non importa, quasi a dire ogni uomo, ogni persona, soprattutto nel momento della necessità, può essere mio prossimo. E quest'uomo che è caduto nelle mani dei briganti corre il rischio gravissimo. La sua vita è appesa a un filo. Dipende tutto da chi si ferma. E nessuno si ferma, né il sacerdote né il levita, in questa strada che scende da Gerusalemme a Gerico. Persone religiose, persone dunque che vengono dal Tempio, hanno pregato, viene da arrossire. È da sentirci in imbarazzo. Hanno incontrato Dio, forse hanno anche insegnato agli altri come vivere e praticare l'amore. Ma ora, dinanzi all'episodio concreto, anzi, dinanzi a questa situazione drammatica, ne va della vita di quest'uomo che Gesù presenta come mezzo morto. Può morire e può vivere. La sua vita e la sua morte non dipendono più da lui stesso. Ci sarà un altro che potrà decidere di lui. Ecco come farci prossimo. Quanto è urgente allora andare incontro, avvertire come il Samaritano, quest'uomo considerato straniero, eretico, avvertire il legame profondo, e la descrizione della parabola mette in moto tutti gli atteggiamenti concreti sui quali vale la pena anche in una lettura personale della parabola, in una rilettura, una riflessione estiva di questo passo così efficace, ritornare. Gesti concreti per prendersi cura, per sollevare, per ridare vita, per coinvolgere anche altre in questa vicenda appassionata e urgente. Nessuno deve morire fisicamente, socialmente, spiritualmente per colpa nostra. E noi siamo colpevoli tante volte. Ecco, chi è stato prossimo? La conclusione di questo dialogo, dopo la parabola, di nuovo riporta Gesù dinanzi al suo interlocutore. Chi è stato prossimo? Colui che ha avuto compassione. Farsi prossimo significherà avere compassione, significherà riconoscere l'altro come parte di me. Questo occorre fare per vivere e far vivere, per credere e testimoniare la fede, per rendere questo mondo finalmente giusto e fraterno, così come Dio ce l'ha consegnato.